Marco Candelà, Totti. Totti prova a mettere dentro un bel pallone, l'attacco di Candelà, colpo di testa in rete, Roma in vantaggio, Montella, Montella per il vantaggio della Roma al tredicesimo del primo tempo, a coronare un momento di superiorità della squadra campione d'Italia, Vincenzo Montella, secondo gol in campionato, 1-0. Sì, un grandissimo gol perché lui più rapido di tutti, più furbo di tutti, ha capito dove arrivava quella palla e ha lasciato... Ha allargato questa palla sulla destra Stankovic per poi ricevere il cross. È un attaccante che ha bisogno di 1-2, ha bisogno di entrare in area di rigore con qualche assist vincente, cosa che la Lazio fino a questo momento non fa perché è abbastanza dietro, quindi ha abbassato il suo baricentro. Se ne va Totti, saltati due avversari, Totti prova a rientrare, poi a destra Peruzzi, la respinta di Peruzzi e poi il 2-0 di Montella, Vincenzo Montella per il 2-0, ancora un'invenzione di Francesco Totti. Ha compiuto un altro mezzo miracolo, ma non ce l'ha fatta a rialzarsi per la deviazione di Montella, che davvero predone dell'area di rigore, firma la doppietta nel derby. Sì. Eccola qua l'azione, Totti salta Fiore, salta Gianni Chedda, se ne va superando anche Fernando Couto, crea la superiorità numerica, il destro, la respinta di Peruzzi, Nesta è lì, ma Montella lo brucia ancora una volta. Si è allontanato Cafu e il pallone sta per essere calciato da Totti sul primo palo, colpo di testa in rete, ancora lui, Vincenzo Montella, 3-0, Montella al 37esimo del primo tempo. Ragazzi, ma io non capisco le dormite che si può fare questa difesa contro uno sveglissimo come Montella, ma questa non ha due occhi aperti, ne ha quattro, ne ha otto, proprio apertissimi, sempre pronta a capire la palla dove va, guarda, veramente è stato eccezionale e questa è la dimostrazione che Montella e Totti hanno... Mentre Montella fa viaggiare il pallone verso Tommasi, in appoggio c'è Totti in posizione centrale, insiste Tommasi, Montella, si prepara Montella, sinistro, rete di Montella, 4-1, il poker di Vincenzo Montella, straordinario sinistro al 18esimo del secondo tempo, primo poker della carriera credo per Vincenzo Montella, non ce lo ricordiamo francamente ma deve essere così e a questo punto non manca più nulla nella serata indimenticabile di Vincenzo Montella. Ha fatto un grandissimo gol, se tu mi dovessi chiedere qual è stato il più bello dei quattro io non ti direi guarda subito immediatamente. Il fallo laterale che è stato dato alla Roma sul contrasto fra Poborski e Candelà. Per il resto devo dire che è chiaro che si sbraccia Zaccheroni perché in questo momento è un po' il fallimento del secondo derby. Montella per Totti, si fa vedere Cafu, prova Totti, il pallonetto, Totti, rete di Francesco Totti, sta diventando una goleada, 5-1, pallonetto di Totti al 26esimo del secondo tempo. Totti ha fatto un grandissimo gol, ma davvero fuori classe, abbiamo visto dei gol stasera, guarda, veramente eccezionali, lui lì non ha fatto altro che dargli colpo sotto, ha visto Peruzzi fuori dalla porta, tutti si aspettavano un tiro da lontano come ha fatto due volte il primo tempo, un tiro di forza, gli ha dato il colpo sotto e ha preso anche lui la ragnatela, una di quella ragnatela che aveva preso nello stesso incrocio dei pali Montella. 5-1, anche se sulla maglia di Francesco Totti ho visto la scritta sei unica, rivediamo.